Cari videogiocatori e care videogiocatrici, ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Dawn of Fear, seconda puntata, secondo video dedicato a questo videogioco, al fratello scemo di Resident Evil, dei vecchi Resident Evil, possiamo definirlo così? E per certi aspetti sì, però non offendiamo gli sviluppatori e diamogli comunque una possibilità, proviamo ad andare avanti. Adesso fino ad ora non è che sia stato poi tutto sto granché, però non so da quante persone è stato sviluppato, quindi se fosse stato sviluppato da una sola persona tanto di cappello, perché l'impegno ce l'ha messo tutto. Se è stato il videogioco è stato sviluppato da tante persone, direi che si poteva fare decisamente meglio. Non so il budget, sicuramente risicato, però si poteva e si poteva fare di più. Detto questo, direi di continuare, sperare che ci sia qualcosa di più forte, dai. Andiamo. Vabbè, c'era un cadavere, vero? Non mi ricordavo. Qua non ci siamo stati, c'è qualcosa. Hai preso munizioni, pistola. Un medikit. Però per i fan, che abbiamo fatto? Che abbiamo fatto? Che abbiamo fatto? Chi è che parla? Chi è stato? Ah, Brian, sei tu? C'è un fucile? Salve, signorino, aspettavamo la sua visita. Ah, parli con il morto, ti sta parlando? Finalmente, dimmi Brian, cosa sta succedendo qui? Cos'è tutto questo orrore? Oh, signorino, è tutto molto triste. Da quando se n'è andato è cambiato tutto da queste parti. La signora Jessica si è messa a giocare con le arti oscure. Voleva far tornare il signore e il piccolo Max. Abby ed io abbiamo cercato di aiutarla, ma è stato peggio, signorino. Lei ci ha fatto qualcosa. Deve andarsene, signorino. Deve andarsene subito. Brian, è assurdo. Apri la porta. Cerchiamo Abby e ce ne andremo da qui. Tutti. Non so cosa stia succedendo, ma c'è qualcosa in casa. Hanno ucciso Aizan. Non possiamo lasciare Abby qui. Dobbiamo andare ad avvisare qualcuno. Sì, non capisce, signorino. Per me e per Abby è troppo tardi e presto lo sarà anche per lei se non se ne va subito. Non credo di potermi trattenere ancora per molto. Beh, non... Come fa a non trattenere? Trattenerti? Di che parli? Che cosa c'è che non va? È seduto lì, è uno scheletro. Dove deve andare? L'ho già detto, signorino, la signora Jessica ci ha fatto qualcosa. Tutte quelle persone, quei poveri innocenti che mi ha costretto a uccidere. Ah, li hai uccisi tu? Stavolta non c'entra il virus T. A uccidere? A uccidere? Che stai dicendo? Diciamo che hanno fatto un rito satanico qua. Tutti quei morti, quell'agonia, posso ancora vedere il dolore nei loro occhi. Sento le loro urla nella mia testa, sento il peso dei loro corpi tra le mie braccia. Ah, che bella mascella, Brian. È una bella mascella. Ah, finito lì il discorso, tutto qua. Raccogli, hai preso fucile a canna liscia. Se mi dai un fucile a gioco vuol dire che... Vuol dire che c'è qualche nemico tosto. Un Remington, ok. Pile di cadaveri. Un ammasso informe, non lo so. Vedo dei colpi per il fucile. Non so, puzza di boss fight quest'area. A pelle. Sento a pelle. Qua cosa si può andare? Che roba è? Lo spirito del defunto sarà guidato da Anubi davanti alla corte di Osiride. Anubi estrarrà Lib e lo metterà sulla bilancia in equilibrio con la piuma di Matt. Ok. Ha a che fare con l'antico Egitto. Adesso io scendo qua giù, ma ecco, lo sapevo.
fatto coi cadaveri questo affare. Oh, e il coltello qui mi sa che... Cosa abbiamo qua? Attiva? Ah! L'ho colpito? Credo di sì. Ah, posso utilizzare il container. Non so, sono andato subito lì. Ok, forse devo colpirlo con quello. Hai preso munizioni? Sì, grazie. È lento, è molto lento, fortunatamente. E questa è la strategia? Sì, l'ho colpito. Mi ricordo un po' Resident Evil Outbreak, che si poteva eliminare la creatura del secondo scenario utilizzando appunto la... È morto, sì, è morto. Bad Weed. Ok. È andato bene. Lo scontro è stato una bazzecola. Sì, mi ricorda un po'... Sì, non si usava un container in quel contesto, però... Va bene. Non ho sprecato neanche un colpo, meglio così. Cosa devo fare adesso? Ok, di qua si apre. Possiamo salire? Qualcosa, non c'è nulla? È rotta. Non c'è niente. Ah, è il container di prima che serve appunto a farci salire. Abbiamo iniziato subito con una boss fight, però una boss fight abbastanza basilare. Ah, questo non è l'ascensore? È di qua appunto, sì, sì, sì. È lo stesso container. Sì, l'ascensore. Ah, meno uno, quindi se... Siamo sotto, giù noi. Qui lo zero... In realtà sarebbe il primo piano, pian terreno, cioè quello che noi chiamiamo pian terreno. Non ti buggare il gioco. Perché in America questo però non credo che sia un gioco americano. E in America il pian terreno per loro è il primo piano. Mi viene in mente in molti giochi. Adesso qui io posso mettere tutto, vero? E infatti... qui bisogna risolvere un enigma. Dovrò andare un po' a caso, dovrò... Devo fare la stella? Dovrò ordinarla? Mettere in ordine i pezzi. Ok, mi posso... Ho tre opzioni, credo. Sì, così gira. Facciamo A. Qui ci metterò un po'. Devo concentrare. Beh, almeno ci accompagna una musica rilassante. Inizia a prendere forma.
meglio, stava iniziando, adesso ho girato un po' a caso. Vediamo quanto tempo ci metto a risolvere questo enigma. Ecco così. No, si gira poi. Ah, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta alla fine, meno male. Beh, non ci ho perso tantissimo. Ci avrò perso 2-3 minuti. Esamina, allenarsi per la vita. Conosci la storia in modo da, non essere condannato a ripeterla. Impara l'arte della guerra per essere preparato alla pace. Culturati il suo diritto, sì, ingannati, coltiva il tuo gusto musicale per nutrire la tua anima. Va bene. Un altro enigma, quindi. Libri di diritto. Libri di storia del mondo. Libri di guerra. Libri di musica. Qui abbiamo degli scheletri con... c'è uno col violino. Quindi penso che vadano messi in un certo ordine. Vanno messi nei quattro angoli. Credo di aver capito, Storia del mondo. Abbiamo la storia del mondo, quindi quello che sorregge il mondo va qua. La legge, la giustizia? Sì. Molto semplice come enigma. E ci dà chiave numero 4. Grazie. Sto ingranando bene. Non. Maledette telecamere fisse a volte fanno sbagliare strada. Adesso voi starete vedendo. Vedrete una bella partita perché. Se n'è andato. L'uomo crocifisso. È andato di qua. Per ora non ci vado lì. No. Decisamente no. Non me l'aspettavo. Dicevo, voi vedrete una bella partita. Perché comunque farò dei tagli. La renderò più scorrevole. Oh, è questo. Ok. Ci do di coltello perché alla fine questi zombie... sono facili da eliminare. Ma e questo da dove è arrivato? Non
Cioè, prima qui c'erano due zombie, li avevo eliminati. Mo' è apparso questo. E qua non c'è niente, ho sbagliato strada. Proverò da questo lato. Prima non potevamo passare qua. Non ci fa andare? Ah, ci fa andare. Fuori? Ok. Simpaticoni. Ah, lì era il tizio caduto, mi pare. Dalla balconata. Piano. Mi sa che mi sono messo in un punto. Aiuto. Ok, no, ce l'ho fatta. Non devo parlare, devo concentrarmi. Ho tre zombie. Riuscissi a beccarli. Vediamo il fucile. Almeno un colpo. Almeno l'abbiamo provato. Dai, no, la prospettiva mi frega sempre. È andato a terra. È andato. Non è andato a terra. Alla fine. Diciamolo pure, un gioco con poche pretese. Giusto per passare, non so, un'oretta e mezza, due ore? Un paio d'ore. Non penso che sia tanto lungo. Hai preso chiave numero 5. Sì. Sì, la chiave che avevamo visto ma che non avevamo potuto prendere. Ok. Non potrò evitare per sempre questa scia di sangue. Prima o poi dovrò andare di là. Però quasi quasi un salvataggino adesso. Questo gioco lo sto giocando a settembre 2022, ma voi probabilmente lo vedrete più avanti. Chissà quando, magari addirittura verso fine anno o persino al nuovo anno. Che succede? Come in Resident Evil. Crimson Head. No, beh, non è uguale, però. Agli occhi lucenti. Aiuto, sono circondato. C'è poco spazio. Ancora, ancora vivo quello. E fine della strada. End of the line. Meglio la pistola. Ok, la musica è tornata normale. E non me l'aspettavo però, questi nemici. Qualche piccolissimo colpo di scena c'è anche in questo gioco. Avevo già ripulito quest'area. Due in un colpo solo. E di questo gioco io avevo visto anche qualche gameplay vecchio e avevo notato che
le animazioni erano anche peggio di così. No, è uno. Qui. Pistola. Mi sa che non è unico, l'unico qua. Dicevo, le animazioni erano anche peggiori, quindi l'hanno un po' sistemato. E non aveva l'italiano. Sta arrivando, arriva, lo sento. Sta sgambettando, eccolo qua. Eeeh. Ce n'è ancora uno. Posso anche mettere la pistola, perché tanto, se è un nemico singolo, dov'è? Ah, eccolo qua. Mi ha visto? Adesso sicuramente sì. Ha un buon potere d'arresto la pistola. Ce n'è ancora uno. Fin là. Incredibile. 4? Mi ha visto? Non mi ha visto. Sono qui? Ecco, mi ha visto. Quattro colpi per eliminare. Era l'ultimo, meno male. Sommato è andata bene, no? Beh, non sono stato colpito, quindi... Ah, qui la chiave numero 5. Qui sto provando le porte. Ok, abbiamo trovato la stanza giusta. Cosa troverò qua dentro? È una bella camera. Di una donna? Qui non c'è niente di utile, ma ho visto qualcosa, mi sembra. Ah, qui c'è qualcosa. Chiave numero 6, quindi nella stanza 5 per la chiave 6. Mi pare giusto. No, un letto matrimoniale, quindi viveva... Ci sono due persone qua. O meglio, c'erano due persone. Ticchettio dell'orologio. Con la chiave numero 6... Con la numero 6 andiamo... Non lo so, andiamo da qualche parte. Ormai queste creature inchiodate fanno parte dell'arredamento. È un po' brutto da dire, ma è così. No, ho sbagliato. Qua forse? Chiave 4. C'ero... Ah, ho usato la chiave 4, ma non c'ero stato qui. Coltello, fucile, pistola, fucile, fucile. Facciamo indietreggiare. Ok. Un documento. Abbiamo anche delle tronchesi. Scalpello. Sono delle tronchesi. Dei simboli, ok. Tintura. Mercurio. Eh? Ma è portoghese? Hai preso diario Jessica, parte numero 2. Ah, abbiamo la seconda parte. Faccio passi da gigante da diversi giorni e sono entusiasta. Avevo già perso ogni speranza se non fosse stato per William. La gente dirà che sono pazza, ma sono l'unica che ha dimostrato la tenacia e la volontà sufficiente per cambiare l'unica cosa che per loro è immutabile. Provano invidia. Jessica è la pazza. Quella pazza là. Quella che ha riportato in vita i morti, i defunti. Non credo che ci sia altro. No, c'è qualcosa. Raccoglie cosa? Ah, un kit. Non l'avevo visto. Sì, salviamo. E il diario sgualcito vuol dire... Se abbiamo il diario sgualcito vuol dire che la nostra salute non è proprio al meglio. Non siamo salutari. Stanza dell'alchimia. Ok.
qua, andiamo. Si sale su. Non è la... quella... no, non la... come facevo, dai, con quell'inquadratura. Da qui sono usciti quegli zombie. Mi hanno aperto la porta, mannaggia. Mi girano le scatole. No, girati, che sennò ti morde di nuovo questo. Ne arriva uno da dietro. L'ho preso, non so come. Secondo me ce n'è ancora qualcuno nei dintorni. Lo sento, lo sento. Dove sei? Ah, beh, di là. Ah, una signorina. Ma quanti ne ha trasformati, Jessica? Spero di non aver problemi di copyright con queste musiche. YouTube è sempre un terreno spinoso. C'è qualcosa giù? Forse un caricatore per la pistola. Infatti, munizioni per pistola. Ah! E qui posso utilizzare le tronchesi. C'è una croce? No, è il... no, no. È il corrimano fatto in un modo... sembrava una croce. Va bene, lì posso... sì, un attimo. Adesso ci vado. Voglio controllare prima qua. Posso utilizzare le tronchesi, sì. Ecco che cosa servivano. Presumibilmente. No, no, è sicuramente così. No, non c'è nulla qua. Le utilizziamo? È chiuso, ho bisogno di qualcosa per tagliare le catene. E guarda caso io c'ho un qualcosa. Scalpello, vabbè. Sorvoglia. Cos'è? Sono tutti morti. Sembra che sia stata una trappola. Boh, a me sembra che siano stati messi lì come spettatori. Ci sono delle sedie vuote, ne manca qualcuno. E qui un po' di roba, un poveraccio. Lo zio William, eccolo, eccolo zio William. C'è qualcosa? Lo zio William, ho un'idea. Ho usato di nuovo le tronchesi. Hai preso il dito. Non so, mi è venuta così questa cosa. Molto macabra, però. Mi serviva, mi bastava avere il suo anello, però. Non era necessario tutto il dito, credo. Rilava l'anello, quindi. A meno che non ci sia una porta con le impronte digitali. Non lo so. Non ho controllato su, vero? Poteva salire. Non ti bloccare. Ha fatto proprio una brutta fine il povero zio William. Il povero zio, lo zietto ha fatto una brutta fine. Di qua. No, si aprirà senza l'impronta corretta. Ecco. Allora mi serviva il dito completo. Manco a farlo apposta. No, subito qua. Le hanno messe vicine le due. Ottimo. E qua dove sono? Kit e c'è qualcos'altro. Colpi per il fucile. Sto recuperando un bel po' di colpi. Dei cadaveri. Quando muori devi soppesare il tuo cuore.
Il giudizio di Osiride ti aspetta. Lo spirito del defunto sarà guidato da Anubi davanti alla corte di Osiride. Anubi estrarrà il cuore e lo metterà sulla bilancia in equilibrio con la piuma di Mat. Alla corte di Osiride. Ok. Quindi ha a che fare con quell'enigma giù. Salva, posso salvare un'unica candela. Hai preso il cuore e si è aperto un passaggio. Devo scendere giù? Salviamo? Prima non avevo salvato, avevo solo controllato, ma... mi conviene salvare. Non ci sono più candele. Mi sembra giusto. Qui le candele in Resident Evil in aste d'inchiostro. Forse l'avevo già detto. Musica a sinistra. Non mi piace. Qua c'è qualcosa di pericoloso, di molto pericoloso. Una bella discesa verso l'inferno, sì. Mamma mia, quanto devi scendere? Quanto ancora? È infinita questa scaletta? No, dai, veramente, non finisce più. Ah, finalmente. Cadaveri. La scaletta è salita su una trappola. Chi è? Abby. Ah, Abby. L'abbiamo trovata? Ciao, ragazzo mio. Sei qui. Volevamo proprio vederti. Come sei diventato grande. Io preferivo non incontrarti, però. Vabbè. Non in queste circostanze. Abby, non so cosa stia succedendo. Questo è un incubo. Io... Povero ragazzo mio, non preoccuparti, non fa niente, andrà tutto bene. Jessica sistemerà tutto. Ha sistemato nel modo sbagliato, mi sa. Abby, Jessica è morta. È lei che ride. Mio povero piccolo innocente, non è morta. Le ho appena parlato, ti ho già detto che volevamo tanto vederti. Abby è morta. Sono venuto per questo. No, secondo me non hai ancora capito. Non è morta, è tutta una trappola. No, avevamo solo bisogno che tu lo credessi. Avevamo bisogno che venissi qui. Avevamo bisogno di te qui. È l'unico modo perché tutto questo finisca. Quindi sei il famoso... la famosa vittima sacrificale. Che cosa vuoi dire? Jessica è qui? Io non l'ho vista. Certo, ragazzo mio. Avete provato a rinchiuderla in quel manicomio, ma è molto intelligente. Troppo per quei ciarlatani. Li ha ingannati tutti. Ha fatto credere loro che aveva superato la morte del suo piccolo. Ma come avrebbe potuto superarla? Quindi è impazzita. Sì, l'avevano fatta rinchiudere nel manicomio. Vagamente ricordo questa cosa. E come avrebbe potuto dimenticare che sei sopravvissuto e poi l'hai abbandonata? L'hai lasciata lì, rinchiusa a marcire. L'hai abbandonata. Ci hai abbandonati tutti. Abby, io non potevo restare qui. Non riuscivo a sopportarlo. Già. Beh, ragazzo mio, non fa niente. Ora va tutto bene. Tu sei qui e tutto si risolverà. Mi sa che questa ci vuole accoppare, mamma mia che faccia brutta. Si risolverà? Come? Come si risolverà? E lui c'ha la faccia da pesce lesso, che non ha ancora capito. La morte del signore e del piccolo Max, ovviamente. Abbiamo solo bisogno di te.
Abbiamo bisogno del tuo sangue, Aya. Non volevamo davvero. Abbiamo provato con altre persone, molte volte, ma alla fine Jessica l'ha capito. Solo la linfa dello stesso albero può dar loro vita. Capito? Quindi il sangue di famiglia. Mannaggia. Questa ci vuole morti. Caro mio, mi sa che è un'altra boss fight. Questa non è un nemico. Il mio sangue? Abby, sei pazza. Siete tutti impazziti. Devo andarmene da qui. L'hai capito solamente adesso, ma io al primo mostro me ne sarei andato. Temo che non sarà possibile, ragazzo mio. C'è quel ghigno. No, ecco. Una battaglia. Questa è tosta. 10 medikit. Quindi sono in una botte di ferro. Sta arrivando. Con un'arma poco rassicurante, ma cosa devo fare? Fa anche dei bellissimi scatti. Attenzione. No, no, ok. L'attacco. Sto controllando un attimo lo scenario per capire come muovermi. Come muovermi. No, attento. Mi ha preso, non lo so. C'è una valvola, ma non mi dice nulla. Allora dovrò spararle, credo. Che qui una va. Gira la valvola. Aia. Che è successo? No, no, pochissima vita. Aiuto. Ho fatto qualcosa, ma... Ok, curati. Ah, devo darle fuoco? Sì, credo di aver capito. Infatti, questo gioco non è mai quel che sembra. O meglio, ci sono delle... Sì, una boss fight. Quando c'è una boss fight c'è un sistema... per eliminare il nemico. Quindi forse devo spararle. Però non sta ferma. La stordisco per mezzo secondo. Un secondo, ma... Ah, è bloccata, ok. Vai, fallo. No, non va. No, no, sbagli... Si è disattivata la valvola. No, ho sprecato. Non va, non va. Aia. Ricominciamo. Adesso che ho capito il procedimento. Ok, di nuovo eccomi qui. Adesso ho capito come comportarmi con Abby. So cosa devo fare. Subito non potevo saperlo. Ho perso un po', però adesso ho capito. Deve stare in questo cerchio. Ok, muoviti, muoviti. Adesso dovrebbe andare, bruciala. Ma dubito che basti una sola scottatura. E infatti, sembra che non le abbia fatto chissà cosa. No, non devi andare lì. No, l'ho stordita nel posto sbagliato. Mannaggia. Vabbè. Beh, ricarico l'arma. Credo che ci sia un'altra valvola dall'altra parte, giù in fondo. Vai, vai, corri. Credo che qui, no? Ce ne sia un'altra. L'avevo vista prima, infatti. Seconda bruciatura. È fatta? No, ancora no. Ancora viva.
È peggio di prima, però. Ho 3 colpi, me ne servono di più per stordirla. Beh, è semplice anche questa battaglia, nulla di che. Magari fucile. Ok. Vai, 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 muoviti. 3 dovrebbero bastare 3 volte. Sembrerebbe di sì. Sta bruciando più del solito. L'abbiamo incenerita, Abby. Non so, era una sua... un trofeo d'oro. Non so... ma era una tua parente? Questo non l'ho capito. Altro era lo zio William. Questa non so se... sia anche... se fosse anche una sua zia. Se ormai è morta, parliamo... munizioni, pistola. È una battaglia più impegnativa dell'altra, ma non più di tanto. Rimane così col fuoco avvolta nel fuoco? Va bene. Da qua posso salire ed esco. Ah, nello stesso identico punto, però non porta più giù adesso. Il cuore ce l'ho. Ok. Il cuore va messo giù. Dove abbiamo affrontato il primo boss. Dove c'erano quei simboli egizi. Però vado un attimo qua. Quasi quasi vado a salvare e mi fermo qua, no? Ho fatto una puntata corposa. Anche abbastanza impegnativa. Un'ultima candela, sì, quasi quasi la utilizzo e mi fermo qua perché... ho fatto una battaglia non difficilissima, però comunque... è un pochino lunga. E poi devo comunque staccare, visto che ormai è più di... mezzogiorno. Mettiamoci così e ci salutiamo qui. Spero che questa seconda puntata di Dawn of Fear vi sia piaciuta e noi ci rivediamo al prossimo video e forse concluderemo già il gioco perché più di un'ora non penso che sia tanto lungo. Alla prossima, ciao!